Buonasera, prego segretario, faccia l'appello. Di Biasi Franco. Assente. Da Rienzo Maria Giovanna. Di Filippo Giuseppe. Assente. Crispino Francesco. Russo Gennaro. Marciano Pietro Paolo. Assente. Cammarota Giuseppe. Assente. La Porta Massimo, Presente. Di Nardo Eleodoro, Assente. Buonora Maristella, Framondino Assente. Luigi, Assente. Comite Nicola, Botticchio Assente. Giuseppina, Abate Agostino, Caccamo Consolato Natalino. Sono presenti 5. Sei consiglieri comunali e il sindaco. Ok, oltre al sindaco sono presenti l'assessore Santosusso, l'assessore Mutali Passi, l'assessore Benevento e l'assessore Lambasona. Ok, allora la seduta è valida, partiamo al primo punto all'ordine del giorno. Prima di dare inizio alla richiesta da parte del consigliere Abate, che è il primo punto all'ordine del giorno, voglio soltanto ricordare a tutti i consiglieri che la durata del question time è di 2 ore. Se riusciamo, i punti all'ordine del giorno sono 11, se ci riusciamo a restringere i tempi tra l'interrogazione e la risposta, forse riusciremo a farli tutti, se no altrimenti alla scadenza delle 2 ore tutto quello che rimane come ordine del giorno viene rimandato al prossimo ordine del giorno. Partiamo dal primo punto all'ordine del giorno, richiesta del consigliere Agostino Abate al sindaco, protocollo 7314 su mancata trasmissione, documentazione su PUC. Prego, consigliere Abate. Buonasera a tutti. Allora, la prima considerazione, Presidente, visto che ho 5 minuti di tempo per formulare la mia interrogazione, e questa è la mia prima interrogazione a question time, la prima questione che vorrei, diciamo, tenere come preliminare è questa, cioè lei sa benissimo, perché abbiamo approvato un regolamento del question time, sa benissimo che noi siamo in piena linea con quelli che sono i livelli, oserei dire, nazionali del question time, cioè completa, quasi completa assenza del pubblico, presenza invece della televisione, perché è giusto rendere questo servizio alla città di Agropoli mediante la registrazione, perché i cittadini di Agropoli devono, così come tutti i cittadini, adempiere ai propri impegni e di conseguenza per televisione e con comodità potranno vedersi sia la diretta sia la registrazione. E fin qua ci siamo, però Presidente, io la volevo pregare di una cosa: a me risulta che ancora non è stata ritualizzata alcuna formalizzazione sull'incarico da dare alla trasmittente. Cioè, nel senso che praticamente lei dovrebbe perlomeno portarci in uno stato, diciamo, di tranquillità, cioè quello di sapere che noi abbiamo l'emittente, che penso che sia poi oltretutto l'unica capace di fare questo, lo sta facendo già da tanto tempo, tranquilla, che la registrazione possa avvenire con regolarità. Difatti, negli avvisi che lei ha mandato, che forse ha fatto benissimo a mandare gli avvisi a tutti quanti gli intestatari a cui l'ha mandato, dovrebbe figurare addirittura praticamente pure la televisione. Quindi questo mio è un invito, cioè a formalizzare se potete, quando potete, come potete, però ritengo che dovete, potete indubbiamente, ma dovete formalizzare praticamente l'incarico alla televisione in modo da farci stare tutti quanti tranquilli. Anche perché, come ho detto, il question time è giustamente una cosa che si svolge nella ristrettezza della presenza di pubblico, ma nella presenza di un pubblico televisivo. Per quanto riguarda la domanda numero uno, è molto semplice. Io in data 8 gennaio del 2000 e 18 ho fatto una richiesta indirizzata al sindaco e al segretario generale, trasmessa a lei per conoscenza quale presidente del Consiglio Comunale, di trasmettermi tutti i documenti che riguardavano la fase amministrativa di approvazione del PUC, cioè il PUC adottato è stato trasmesso alla provincia, tutti
tutti i documenti che la provincia ha chiesto nel tempo intercorso e tutti i documenti che il Comune ha mandato alla provincia in questo tempo trascorso. Quindi la mia interrogazione è molto molto semplice, ho diciamo, recuperato pure alcuni minuti, addirittura a vantaggio delle altre discussioni. Prima di passare la parola al Sindaco, le posso rassicurare che mi è pervenuta da parte della Cilento Channel la richiesta di contributo che io subito ho evaso e l'assessore Montalepassi la sta mettendo all'ordine del giorno del prossimo bilancio redigendo provvisorio. Ne prendo atto, non sono felice, grazie. Grazie a lei. Prego, Sindaco. Allora, per quel che riguarda la prima domanda, ho consultato l'ufficio urbanistica perché la sua richiesta giustamente è stata girata all'ufficio competente che conserva la documentazione che riguarda il PUC e mi è stato risposto che in data 11/1/19, protocollo numero 1306, è stata fatta una lettera di risposta. Ho anche sollecitato il responsabile dell'ufficio, l'architetto Cerminare, a contattarla personalmente per verificare i motivi per cui dal 22 febbraio lei mi scrive per chiedere questa documentazione, atteso che l'11/01 già doveva avere avuto risposta e il tecnico, l'architetto Laureana, si è preso l'impegno di chiamarla personalmente, non so se l'ha fatto in questi giorni, proprio per rassicurarsi che la risposta gli era arrivata, perché noi l'abbiamo come risposta l'11/1/2019, protocollo 1306. Quindi l'ufficio diciamo, ha preso impegno, qualora questa PEC non dovesse essere arrivata, eventualmente di contattarla personalmente per consegnarla. Allora rilevo che effettivamente ci sta in corso un preliminare di discussione sull'argomento, perché lei mi ha riferito una notizia che mi è stata portata telefonicamente dall'architetto Cerminare, responsabile dell'UTC, 2 ore fa. Effettivamente l'architetto mi ha contattato gentilmente e abbiamo accertato che quel protocollo non è mai partito, cioè nel senso che è stato redatto evidentemente il protocollo, preparata la documentazione, assemblata la stessa cosa, non mi è stata mai né consegnata né avvisata tramite PEC. Quindi ne prendo atto, tant'è che ho riferito al responsabile del procedimento, ho detto vabbè, d'accordo, vuol dire che evidentemente me la prenderò quanto prima. Il responsabile del procedimento, con rapidità più unica che rara, me li ha trasmessi e sono arrivati a casa mezz'ora fa i documenti. Quindi prendo atto che quando sua conoscenza corrisponde al vero. Però non tutti i mali vengono per nuocere e di fatto io approfitto dell'occasione di questa interrogazione numero uno per chiedere lo stato dell'arte attualmente del PUC. È un argomento pertinentissimo. Sindaco, non so se lei vuole rispondere, io voglio fare soltanto un chiarimento, consigliere Abate. La domanda deve avere una risposta. Qui non si parla della discussione del PUC, voglio chiarire questo, poi rimane al Sindaco la risposta finale. Prego, Sindaco. Ma io penso che possiamo tranquillamente, diciamo, accennare una piccola discussione. Noi in questo momento la provincia stiamo raccogliendo tutti quelli che sono i pareri che il PUC deve raccogliere, abbiamo avuto la VAS, stiamo attendendo gli ultimi pareri per poter venire in Consiglio Comunale per la votazione finale. L'unica cosa che stanno ancora preparando gli uffici è una risposta che probabilmente lei potrà poi consultare, diciamo, visto che le è stata inviata, rispetto all'invio che abbiamo fatto alla provincia. La provincia ha fatto una lettera con la quale invitava l'amministrazione a valutare alcune scelte che sono nel PUC e noi stiamo preparando la risposta alla provincia e subito dopo, quando avremo l'ok della provincia, poi il PUC potrà venire calendarizzato in un prossimo Consiglio Comunale. Allora, io mi prendo i miei 5 minuti di tempo per la risposta. Innanzitutto preciso al Presidente del Consiglio che effettivamente l'argomento è chiaro, è evidente, si trattava praticamente di documenti riguardanti il PUC e di conseguenza io aspetto una risposta non solo sui documenti, perché mi sembra evidente, vede Presidente, io ho notato che lei il giorno dopo che ho fatto la richiesta ha scritto agli uffici, in speciale ha scritto
scritto in special modo, ha scritto al segretario comunale, all'ufficio urbanistico, dicendo: evadete la richiesta del consigliere comunale Agostino Abate nel più breve tempo possibile. Ne prendo atto, l'ha fatto il giorno dopo, ne ha fatto il giorno dopo, quindi ne prendo atto e ne do atto. Non ho voglia di fare polemiche né sul PUC né su altri argomenti questa sera, almeno fino a quando giustamente non dovessi essere provocato. Ho voglia però di fare chiarezza. Vede Sindaco, io non sono qui per fare question time in polemica. D'altronde penso che sia il Presidente del Consiglio sia lei vi potete insegnare che question time è un rapporto di colloquio che avviene generalmente nella maggioranza dei casi, nella totalità delle nazioni, avviene generalmente fra le minoranze e la maggioranza, dove per maggioranza è intendersi più che altro l'esecutivo della maggioranza, avviene praticamente un rapporto, un colloquio, una chiarificazione con il question time. Allora, quindi, ritornando e rimanendo sull'argomento, ma con tanta calma, ho da dire che quella richiesta, e non penso di essere sprovveduto al punto tale da non sapere che documenti vanno richiesti all'ufficio tecnico, all'ufficio urbanistico, all'ufficio pianificazione, ove esiste in un comune, ma io l'ho chiesta indirizzandola al sindaco volutamente, poi l'ho mandata a lei per conoscenza, per dire giustamente cerchiamo di controllare quali sono praticamente le conseguenze a questa richiesta. L'ho indirizzata al sindaco, sa perché sindaco? Perché io ritengo con tanta onestà di pensiero e di parola che governare un territorio non significa governare l'atto in sé per sé da un punto di vista amministrativo e tecnico, perché a questo giustamente adempiono i dirigenti, adempiono i funzionari, adempiono i tecnici del comune. Governare un territorio significa, secondo me, da un punto di vista della politica, interessarsi affinché un territorio abbia una programmazione, una condivisione, una più ampia partecipazione per uno sviluppo locale. Sindaco, pensare al 2019 che il PUC è urbanistica o edilizia significherebbe che siamo rovinati. Assolutamente non è così. Il PUC non è né urbanistica né edilizia solo. Il PUC è ben altro. E ben altro, l'ho detto in altre occasioni e poi lo continueremo a dire nelle sedi opportune quando sarà il momento. Quindi essere capaci di governare un'azione amministrativa, perché noi abbiamo un PUC che è stato trasmesso alla provincia dopo essere stato adottato ad aprile 2017, dopo pochi mesi è stato trasmesso alla provincia. Quindi è un anno che il PUC si ritrova alla provincia. E quindi io ero convinto e sono ancora convinto che l'azione di governare questa fase amministrativa non spetta solo ai tecnici, ma spetta all'amministrazione locale, spetta a lei quale sindaco e all'esecutivo. Far trascorrere questo tempo, diciamo, nella richiesta, nel palleggio di quello che dovrebbe o potrebbe essere stato, perché non lo so ancora in quanti documenti, non li ho visti, mi sono stati consegnati mezz'ora fa, un iter burocratico lungo, farraginoso e che porta conseguenze serie sul territorio. Noi abbiamo un territorio bloccato dall'aprile del 2017, ma non un territorio da un punto di vista urbanistico ed edilizio, ma un territorio da un punto di vista commerciale, turistico, funzionale, settoriale, punto per punto, che sta allo stallo, che siamo allo sbando. Quindi perciò io avevo indirizzato la richiesta a lei volutamente, perché non si trattava solo di pigliare carte e portarmele, perché questo l'avrebbe potuto fare il tecnico e di conseguenza io. Quindi pensare che il PUC oggi significhi urbanistica, come ho detto, significa essere romiano. Pensare poi che si possa governare una fase di dialogo, governare, perché dico bene, governare un territorio, governare anche una fase di dialogo fra una minoranza e una maggioranza, adempiendo solo a formalità, cioè quale potrebbe essere stata quella del Presidente del Consiglio dire rispondete al consigliere Abate, oppure quale potrebbe essere stata la sua che due ore prima di fare il question time, che si protrae da due mesi, dice giustamente al tecnico ma hai damannato, non hai damannato i documenti al consigliere Abate, e continuare a coltivare l'orticello solo e soltanto dalla propria visione dell'orticello del proprio territorio, secondo me è sbagliato. Sì. Quindi non è assolutamente un'accusa violenta che io voglio fare, ma è un'accusa violenta che voglio fare, è una riflessione, cioè governiamo il territorio, diamoci da fare, adoperiamoci. Se un ente, quale potrebbe essere la provincia, ritarda in quelli che sono i suoi adempimenti e il territorio langue, muore e lo lasciamo allo stallo per due anni,
diamoci da fare, governiamo. Sono passati già 5 minuti? Cerchiamo di, no, allora se non ce la facciamo. Mi fermo perché non voglio superare i tempi, è finito. Grazie, grazie. Allora, risponde l'assessore Benevento e con tanto piacere ascolterò l'assessore Benevento. La domanda era rivolta al sindaco, in modo specifico. Ne ho fatto espressa ed esplicita richiesta. Sì. Quindi gradirei che mi rispondesse il sindaco. Faccia... Dato che il sindaco... concludere, portare avanti o modificare o detenere in sito quell'opera in particolare. È un'intenzione che l'amministrazione di tempo a cui poi io rivolgerò ogni mia ulteriore riflessione. Grazie. Consigliere Abbate legittimamente fa le richieste e il sindaco penso legittimamente organizza le risposte. In questo caso ho delegato l'assessore Benevento che compete dal settore a rispondere e quindi risponderà l'assessore Benevento. No, non sono d'accordo. Va bene. Il sindaco non organizza nessuna risposta. Il sindaco all'interrogazione specifica rivolta a lui risponde. L'assessore competente è indicato da chi fa l'interrogazione. Io intendo ricevere la risposta da lei, senza portare alcuna offesa all'assessore per me. Quindi vedo una questione di principio. Lei ha fatto la domanda. Il sindaco ha delegato la risposta all'assessore Benevento. Lei può decidere di ascoltare la risposta o può decidere di ritirare la domanda. O può decidere di ritirare la richiesta. Evidentemente lei veramente l'italiano non lo conosce. Io non ritiro niente. La domanda resta domanda. Io voglio sapere. Lei non decide chi risponde. No, io decido. Lei non decide chi risponde. Il presidente del Consiglio. Lei fa una richiesta. Lei fa una richiesta. Ora, e noi organizziamo le risposte. Le organizziamo nella maniera più libera possibile. Non decide lei sulle nostre volontà, lei decide per lei, noi decidiamo per lei. Articolo 3 del question time, consigliere Abbate, l'interpellanza consiste nella domanda rivolta al sindaco o alla giunta? Ok? Ha finito? No, io condivido circa i motivi di intendimento di poi se vogliamo fare determinati problemi. E davanti agli occhi di tutta la volontà dell'ingegnere di fare soltanto polemiche sterili, io penso che l'interesse dei cittadini è sapere l'intenzione dell'amministrazione, che poi la dice il sindaco, l'assessore, penso sia la stessa cosa, se ha voglia di fare polemica faccia pure, noi non la rincorriamo su questo terreno così. Consigliere Abbate, noi abbiamo 20 minuti, 5, 10. Io trascorsi 20 minuti passo all'altro punto. Che cosa vuoi fare? Presidente del Consiglio, lei può fare quello che vuole perché dirige questa assemblea. Lei ha mandato un questionario, ha mandato un participio di domanda a noi, in cui in forza del regolamento, cioè si può fare una domanda al sindaco o alla giunta, la sceglie praticamente l'interrogante. L'interrogante vuole avere una risposta completa su tutto ciò che ha richiesto dal sindaco. Se non richiesta al sindaco, una motivazione ci sta. Io non ho assolutamente difficoltà ad ascoltare la risposta dell'assessore Benevento nei tempi indicati, ma non intendo assolutamente rendere, diciamo, vittoria, tra virgolette, un'interpretazione del tutto personale del sindaco e in questo momento anche. E siccome non intendo
assolutamente cedere, nemmeno io, vuol dire che lei deciderà o se risponde il sindaco o se lei annulla la domanda. Io non decido, mi deve rispondere o no, io non ritiro e non decido. Io ritengo che nel momento che nell'esecutivo ci sono i delegati, per me il delegato rappresenta l'esecutivo e anche il sindaco che ha dato delega, per me può rispondere l'assessore dell'evento, che è il delegato. Ingegnere, io risponderei ovviamente come assessore al ramo, ovviamente spingo il parere di tutta l'amministrazione, quindi mi dissessi quando delegato. Eugenio, mi dispiace, quindi mi chiamo Eugenio per dirti praticamente il rispetto e la stima che ci deve, indipendentemente dalle posizioni amministrative. Io volentieri ti ascolto a te, volentieri vorrei capire praticamente il posto tuo, ma non è questo il modo di amministrare, non è questo il modo di interloquire, perché se evidentemente il sindaco ha deciso se di rispondere alla struttura dell'evento, cioè la modo è il modo praticamente, pure di riferire, non è questo il modo, il sindaco dice il consigliere Abbate ha interesse praticamente a fare polemica, no, la deve smettere di avere questo comportamento e io non glielo concedo, quindi perciò io non mi tengo. La prossima volta la domanda gliela farò direttamente all'assessore Pereira, quando deciderò io, non quando deciderà lui. Pertanto ritiriamo la domanda? Non ritiro niente, deve decidere lei cosa fa. Per me risponde l'assessore Pereira. E io dico di no perché io ho interrogato il sindaco. Bene, allora passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Chiesta del consigliere Agostino Abbate al sindaco, protocollo 7316 del 22 febbraio su attività propositiva e di impulso della giunta comunale nei confronti del consiglio comunale di Agropoli. Prego consigliere. Allora io mi fermo a leggere la domanda, non più a esplicitarla. Chiede qual è stata al sindaco, qual è stata la reale ed effettiva attività propositiva e di impulso che la giunta unionale ha svolto nei confronti del nostro consiglio comunale e soprattutto in che modo e con quali azioni è stata adottata la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi in conformità del nostro statuto comunale. Rivolgo questa domanda al sindaco quale membro della giunta unionale. Prego, sindaco. Aspetta un attimo perché è scaduto un microfono, che succede? È staccato quello. Se sentite la mia interrogazione. No, non al pubblico, che scusa, voi sicuramente l'avete sentito perché ho fatto poco. Se sentite per la registrazione. Sì, si è attaccato. E la luce non c'è. Non vedo luce. No, adesso è staccato. Prego, vogliamo controllare, Presidente, con la confusione di microfono, per cortesia. Vediamo gli altri sulla stessa consigliere Cristina. No, forse ci sta qualche contatto sotto alla basetta, consigliere. Tutta la fila, mi sembra. No, perché? Ma adesso sono contato. Ecco. È la fila dell'opposizione. È accesa. Adesso va. Va. No. Rispetto a questo argomento, l'ingegnere Abbate aveva già posto anche all'ordine del giorno del Consiglio Comunale passato la questione che riguardava i rapporti tra il Consiglio Comunale di Agropoli, i delegati del Consiglio Comunale di Agropoli, cioè il sindaco e i due componenti, uno di maggioranza e uno di opposizione, e i rapporti con la Giunta dell'Unione e con il Consiglio dell'Unione. Io ho come preso impegno all'ultimo Consiglio Comunale quando parlavo di questo argomento, porteremo argomento proprio di discussione in Consiglio Comunale rispetto all'attività dell'Unione dei Comuni e quindi rispetto a questo ci stiamo organizzando. Peraltro, come sa l'ingegnere, con un po' di ritardo l'Unione ha approvato gli atti che riguardano il bilancio che abbiamo tra l'altro
votato insieme nell'ultima consiglio dell'Unione, quindi acquisiti completamente tutti quegli atti verremo a relazionare il Consiglio Comunale sull'attività dell'Unione dei Comuni e e quelle che sono le prospettive che la Giunta dell'Unione ha rispetto al nostro territorio. Come sa, in questo momento l'attività che la Giunta svolge in maniera più completa fa riferimento sostanzialmente alla gestione dei vigili urbani, che è un'attività che l'Unione svolge in coordinamento con il Corpo dei Vigili del Comune di Acropoli, e quindi e quello della protezione civile che pure si coordina. C'è tutto un ragionamento sulla cessione che i sindaci devono fare di concerto delle proprie attività dirette all'Unione stessa e si sta ragionando di trovare un'intesa a poi un altro settore, quello della PUC, insomma, che viene gestita dal livello dei comuni, rispetto a tutta questa serie di attività, però i sindaci dell'Unione devono rendersi conto, insomma, devono rendersi conto di dare più attività all'Unione stessa, perché questa deve essere virtuosa. E in questo caso noi come io come sindaco, insomma, e noi come attività stiamo cercando di spingere proprio i sindaci dell'Unione a una maggiore partecipazione, perché lo strumento sia ancora più funzionale. Quindi rispetto a questo però vi relazionerò in maniera completa nel primo consiglio comunale utile che insomma andremo a convocare prossimamente. Grazie sindaco, prego consigliere Abbate. Allora, come ben avete potuto ascoltare direttamente dal sindaco, e di questo gliene do atto, perché bisogna dare sempre atto della verità, anche nella scorsa seduta consigliare unionale io sollevai il problema e il sindaco mi è sembrato di capire, poi se ho capito male mi correggerà il sindaco stesso, prese una certa posizione più o meno a favore di una lettura che avevamo fatto io come consigliere di opposizione e poi lei ha confermato come sindaco e quindi come membro dell'Unione. Allora io questa interrogazione l'ho fatta apposta per far sì che tutti quanti noi cittadini di questo territorio comprendessimo una volta e per sempre della perfetta discrasia che c'è in questo momento di comunicazione, addirittura di comunicazione intendo dire la letterina, ma di comunicazione intendo dire praticamente di visione unitaria dello sviluppo territoriale che ogni comune potrebbe avere del suo territorio di competenza e quello invece che dovrebbe essere una gestione unitaria dell'intero comprensorio, gestione unitaria non di tutti i servizi ma di una porzione dei servizi o di una porzione di sviluppo del territorio comprensoriale. Noi stiamo parlando di un'unione dei comuni che è nata il 25 luglio 2004 con 5 comuni, oggi conta dopo 14 anni se non sbaglio 8 comuni, quindi abbiamo un'unione dei comuni praticamente che è un ente che per statuto è composto praticamente dalla due terzi sono composti di maggioranza totale, perché ogni comune legge due consiglieri più il sindaco, un consigliere di maggioranza e il sindaco, e vanno tutti in maggioranza perché lo statuto è così, cioè la giunta è formata da tutti i sindaci dei comuni e di conseguenza tutti quanti sono nella giunta unionale, quindi è una giunta unionale che si forma in automatico per maggioranza totalitaria. Nel consiglio i sindaci rientrano come consiglieri e insieme ai consiglieri di maggioranza formano 16 consiglieri su 24, cioè gli altri 8 sono sbirati. Quindi è un ente al momento che non può avere mai praticamente una visione del territorio diversa da quello che si ha in ogni singolo territorio, per cui chiaramente è dubbio che noi non conosceremo mai quale potrebbe essere la politica dell'Unione dei Comuni. Io avevo sollecitato, se dovete solo gestire dei servizi fatelo da voi come maggioranza, chiamate in carica solo e soltanto gli 8 sindaci praticamente e gestite i servizi in comune, d'altronde così come lo fate sul territorio lo continuerete a fare poi sull'intero territorio in una forma. Se invece la
Unione dei Comuni deve sviluppare una politica territoriale capace di far crescere i nostri comuni, perché tutto poi si ricollegherebbe a quel famoso PUC cui ho detto prima e alla famosa altra interrogazione che verrà dopo, cioè governare un territorio, sviluppare un territorio, in questo caso non solo comunale ma dell'intero comprensorio, affinché si possano avere risultati utili. Giustamente non è questo il modo di fare. Apprendo adesso in questo momento dal sindaco che effettivamente stanno per organizzare una risposta a un consiglio comunale di Acropoli, poi gli altri consigli comunali sono problemi che se li devono guardare loro, e cercare di capire in che modo noi potremmo portare una novità in quello che è lo statuto e in quello che dovrebbe essere il regolamento di funzionamento del consiglio unionale. Teniamo pure il presidente del consiglio unionale qui nella persona del consigliere Franco Di Biasi, e quindi cercare di ottenere veramente una funzionalità piena ed efficace dell'Unione dei Comuni. Altrimenti rimanere nell'Unione dei Comuni, che non gestisce praticamente nessuna politica, ma gestisce solo e soltanto dei servizi, penso che sia compito solo e soltanto dei sindaci e di un esecutivo ristrettissimo che potrebbe essere formato giustamente solo e soltanto dagli 8 sindaci che ho detto. Quindi prendo atto di questa sua risposta e aspetto quanto prima che in questo Consiglio, in questa assisi, si parli di Unione dei Comuni in modo completo ed esaustivo. Grazie. Grazie consigliere. Quarto punto all'ordine del giorno, richiesta del consigliere Agostino Abbate al sindaco, protocollo 7317 del 22 febbraio, apposizione targa commemorativa in memoria di Luigi Renzi. Prego consigliere. Sindaco, questa è veramente una domanda non giudicabile impertinente, una domanda che viene dal cuore, dal profondo del cuore. Io ho avuto modo di parlare più volte con una rappresentante del MITAP 5 Stelle e mi aveva segnalato due richieste che aveva fatto al sindaco. Una per quanto riguardava questa targa che loro hanno pensato, e io mi associo al loro pensiero, potesse essere dedicata non solo e soltanto al compianto Luigi Renzi, che perse la vita purtroppo in un tragico incidente sul lavoro, ma un po' come simbolo, come commemorazione a tutti gli incidenti del lavoro che si possono e che si sono verificati e che mi auguro che non si verificheranno mai più sul nostro territorio comunale. Quindi la mia era una semplicissima richiesta di sollecito, o perlomeno, visto che io l'avevo sollecitato in modo ufficiale con una mia lettera, volevo ricevere da oggi una risposta da lei. Grazie. Prego, sì. Lei sa che si è trattato di un incidente non legato strettamente al lavoro che si stava svolgendo lì. Anche dalla sua richiesta, insomma, dato che in Piazza Venerana, come si sa, si stanno svolgendo dei lavori di riorganizzazione, di ristrutturazione della piazza, era nostra idea comunque, diciamo, per l'inaugurazione poi della piazza, immaginare un percorso di questo tipo. Quindi l'avevamo già immaginato, accogliamo questa sua richiesta come tale, la portiamo insieme avanti, e quindi quando saranno terminati i lavori di Piazza Venerana e andremo a farne poi l'inaugurazione, naturalmente ci preoccuperemo insieme di immaginare anche un ricordo di questo tipo. Quindi c'è tutta la disponibilità da parte nostra. La ringrazio. Grazie a lei consigliere. Quinto punto all'ordine del giorno, richiesta del consigliere Gisella Botticchio al sindaco, protocollo 7320 del 22 febbraio, mancata esecuzione concorso pubblico diretto per le varie assunzioni. Prego consigliere. Buonasera a tutti, buonasera sindaco, buonasera presidente. E allora, la mia domanda è unica ed è un po' particolare, perché è una domanda che io voglio fare al sindaco e anche qualche assessore. Parliamo di lavoro, è un argomento importante, c'è tanta gente, prima non c'era nessuno, fa piacere. Lavoro e parliamo e chiedo. Chiedo, in tanti anni, sono 12-13 anni, il comune di Acropoli non ha mai fatto un concorso, cioè il comune mai. Di Biasi mi guarda stupefatta. È stato fatto un concorso, vuole rispondere lei forse? No, visto che è rimasto pure un po' stupefatto. No, può darsi pure che io parli di fantascienza.
per cortesia non possiamo... Poverini. Allora, io all'inizio, se vi ricordate, ho sempre pensato alla politica, sempre viverla tra la gente e nella società civile. Io, come il termine politica, mi appartiene così. Quindi tutto ciò che io porterò in questa assisi sarà sempre e solo un problema che tocca la gente. Il desiderio della gente, il desiderio è la giustizia, i pari diritti, pari per tutti. Ho un po' di rabbia oggi, perché poi domani ne parliamo, questa la rabbia poi la affrontiamo domani, ma è una rabbia che ho dentro di me per una persona che in futuro non ci sarà più in questa assise e mi duole, perché era una grande figura. Però ne parliamo domani. Io parlo sempre dei concorsi che da 10-12 anni non sono stati. Voglio sapere dal sindaco, anche da qualche assessore, perché le persone vengono a lavorare a tempo indeterminato, però i concorsi non si vede. Agropoli non gli spetta, cioè Agropoli deve votare, Agropoli deve partecipare, Agropoli deve obbedire, perché poi chi non obbedisce la porta è larga, se ne può andare. Però poi non deve avere i diritti pari, tutti. Io non me ne andrò mai via di qua, io non scapperò mai, perché io difenderò voi. Allora aspetto, vabbè, si fa la risatella, ma d'altronde dovete solo ridere, perché ridere è una difesa. Ride, chi ride si difende da ciò che è che rappresenta, da chi racconta la verità. Allora, parliamo di posti di lavoro. Il popolo di Agropoli, i cittadini hanno la speranza in futuro di vedere, di partecipare a un bando pubblico tutti, non tutte queste belle graduatorie fatte ad hoc per amici e parenti? Abbiamo una bella speranza? Questo voglio. Io, guarda, voi mi vedete come un animale strano, ma non è così. Alla fine io chiedo i diritti per loro, che magari vanno pure votato, poverina, capito? State pure, cioè la beffa e l'inganno. Allora, la risposta se me la dà il sindaco, grazie. Prego, sindaco. Naturalmente noi non cadiamo nelle provocazioni del consigliere Botticchio, ma rispondiamo alla domanda come tale. Fino al 1989 nel comune di Agropoli si sono svolti regolarmente i concorsi pubblici per la necessità di reperire personale a tempo indeterminato. Dal 1989 in poi è stato uso di tutte le amministrazioni che si sono succedute, quindi dal 1989 fino ad oggi, a utilizzare uno strumento diverso del concorso pubblico, che è quello dell'utilizzo altrettanto strumento previsto dalla legge della mobilità. E quindi dall'89 a oggi non è cambiato l'andamento. Noi nel 2012 abbiamo fatto però un concorso di vigili urbani a tempo determinato, e la problematica che hanno affrontato le diverse amministrazioni, quindi stiamo parlando di parecchi anni, non solo degli ultimi 10, è che organizzare un concorso pubblico in Agropoli ha una serie di difficoltà in termini di costi, in termini di presenze, in termini di numerosità di tant'è vero che il concorso dei vigili urbani del 2012 fu fatto all'Hotel Ariston, perché erano centinaia, diciamo, gli aspiranti a loro, quindi anche un problema di costi, un problema di gestione, di ricorsi, di raccordi. Io posso citarvi l'esperienza del comune di Cava dei Tirreni, dove sono forse circa decine di migliaia, quindi la gestione di un concorso non è una cosa facile da gestire. Quindi le amministrazioni del passato, come quella di oggi, ha scelto un percorso, diciamo, probabilmente più semplice, ma altrettanto normato dalla legge, altrettanto
utile che è indiscutibile. D'altra parte il concorso si fa ad Agropoli, il concorso si fa a Milano, il concorso si fa lo stesso approccio, quindi non ci sarebbe diversità e purtroppo non ci sarebbero vantaggi per i cittadini di Agropoli, cioè il fatto di farlo ad Agropoli non vuol dire che avvantaggia i cittadini di Agropoli, perché il concorso pubblico ha regole uguali in tutta Italia, quindi non è che lo fai ad Agropoli, consenti più agli agropolesi insomma, di vincere il concorso stesso, no, dove lo si fa le regole sono uguali per tutti, quindi non c'è un motivo specifico, una scelta specifica per cui è stato fatto questo, forse per un fatto di comodità probabilmente, per un fatto di rapidità, per un fatto di costi, ci sono tanti motivi che hanno portato a questa scelta e quindi per questo motivo anche noi abbiamo in questi anni, abbiamo fatto come ho detto il concorso dei vigili urbani del 2012, ma così come abbiamo fatto noi, così anche l'amministrazione del passato hanno fatto questa scelta. Nessun altro motivo particolare. Prego, consigliere, prego. Allora, belle parole. Non è una risposta esaustiva visto dai fatti, perché poi i fatti parlano di tutt'altro. Sono concorsi fatti nei paesini, periodo di agosto, quando tutti vanno a mare. E poi magari, guarda caso, ci sono delle graduatorie che scorrono, guarda caso, amici e parenti. Non a caso ci siamo presi la nomea, la città di Parentopoli. E questo mi fa male perché quello che spiega il sindaco, io lo ringrazio, ha spiegato una procedura tranquilla, il problema è che le risultanze non sono queste. C'è un'altra domanda e quindi non sono queste. Ci sta un piano per il lavoro per la regione Campania, 10.000 posti, Agropoli partecipa? La domanda che ha partecipato già? Non ha partecipato. Credo. Non ha partecipato. No. Però si poteva dare una possibilità, sindaco. Come? C'è la possibilità. Perché Agropoli non partecipa? E perché Agropoli non si è qualche assessore o non si è dove? I posti di lavoro sono importanti. E chi ha detto che ne è? I 10.000 posti, mica gli agropoli se non possono partecipare, possono partecipare tranquillamente. Però il comune doveva farsi carico su questa cosa, perché il comune non ha? Perché è una scelta che si fa, è una scelta. Cioè voi, cioè solo quando dovete impiegare tra di voi vi adoperate, però magari fare una riunione. Le ho lasciato passare una volta, le ho lasciato passare due, poi se vogliamo sempre far diventare il Consiglio Comunale una cacciara, io non ci sto. No, vabbè, però dire... E lei dice tra di voi, ma una cosa e dice parenti e amici, e dice continua a offendere continuamente, consigliere. Ma prego di mantenere un contegno, la ma prego. Io sono calma, sindaco. No, però... le sue parole sono offensive. Ma sono 10.000 posti. L'abbiamo fatto passare una volta, l'abbiamo fatto passare una seconda volta, l'abbiamo fatto passare una terza volta. Ma lei sono 10.000 posti, perché la città di Agropoli... Ma che c'entra questo? I cittadini di Agropoli possono partecipare tranquillamente. Ma perché Agropoli? Perché Agropoli non... vabbè, Franco Di Biale. Non sono 10.000 posti. Eh no, questa è una cosa importante, bisogna portarla non avanti. Non è che la Regione Campania ci regala posti a noi, la scusate, spesa, ma quando il posto noi lo dobbiamo cedere la nostra spesa di personale alla Regione Campania che fa soltanto il concorso, ha capito consigliere Botticchio? Scusa, è mica una... Certo. Sì, ma perché uno non si adopera? Non è vero che Agropoli non ha fatto concorso a tempo indeterminato. Cioè... 2012. Puoi rispondere, visto che rispondono pure gli altri. Io ho citato quello diretto del comune di Agropoli nel 2012. Io voglio la trasparenza sui concorsi e sulle assunzioni, perché da 12 anni non c'è. Amici e parenti, sono stanca. Consigliere Botticchio, sono stanca. La trasparenza c'è, è totale. E infatti è totale, ce ne siamo accorti. La trasparenza è totale. E la voglia di fare questa polemica inutile.
cioè è inutile, perché giustamente sì, farsi gli affari propri non dobbiamo disturbare. Ma cioè, gli affari propri di chi? Deve... consigliere Botticchio? No, ma non ma io glielo posso, ma non glielo consento più di certe cose. Lei non si deve permettere di offendere, ha capito? Lei mi sta dicendo a me che io mi faccio gli affari propri. Non glielo consento! Io parlo dei ha capito, consigliere Botticchio? Non glielo consento! Vabbè. No, vabbè. Lei non deve urlare, lei non deve urlare, deve mantenere... Io urlo! Perché io mi devo difendere dalle accuse infamanti che lei tutti i giorni viene così, la deve smettere. Perché non lei non si non, lei non è consentito offendere le persone, certo, io non l'ho offesa. Io non mi dimentico. Io non l'ho offesa. Io resto qua. Quindi non ho lei non deve offendere, consigliere Botticchio. Non deve offendere. Va bene, lei neanche deve urlare. Però. Allora, consigliere, è terminato il tempo. Mi dispiace, io devo essere rigido. Terminato il tempo. Giustamente, è un tema così importante, bisogna abbandonare così. Il tempo non è stato occupato soltanto dalla risposta. È stato occupato da altre questioni di campo. Consiglio il sindaco, questo concorso, questo piano di lavoro della Regione Campania si adoperi per i cittadini di Agropoli. Si passi la mano per la coscienza... Questo? C'entra questo? Sì. Ma lei confonde le idee ai cittadini, consigliere? No, io non confondo. Va bene, spiegheremo ai cittadini bene questa cosa. Io parlo di fatti reali. Di Biasi, mi dispiace che risponde lei, E mi dispiace proprio lei, insomma. Che... cioè, parliamo di posti di lavoro, dai. E parliamo di lavoro e risponde lei. Consigliere Di Biasi. Risponde lei. Consigliere Di Biasi. È franco e risponde lei in ma parliamo di tema di lavoro, parliamo di gente che non ha diritto neanche a partecipare ma ignari. Che dice, consigliere, ma che dice? Dico, io parlo italiano. Ma è normale. Ma cosa dice? Quello che non piace a voi sono pazza la gente, capito? Perché bisogna poi mica giustamente io che parlo francese, io parlo italiano, parlo di concorsi. No, è la risposta, perché vi arrabbiate, perché vi incazzate quando mi toccano a voi? È qua resto, non me ne vado. È una risposta a un assessore. Innanzitutto lei fa una domanda e poi travisa e cambia argomento come vuole lei. No, è incentrato sempre sul tema lavoro. No, lei ha chiesto... Agropoli sono 12 anni... che la città di Agropoli... No, le ho detto che dal 1989, quindi mi ascolta quando parlo. Dall'89. Dall'89 che non si fanno concorsi ad Agropoli. È chiaro? Quindi vuol dire che tutti gli amministratori prima di noi, tutti, Paolo Terra, tutti quanti, no, visto che lo cita spesso... Allora, tutte queste persone che sono... quanti hanno fatto queste scelte qua. E allora, ancora meglio, perché tutte queste persone che stanno... ma saranno forse un 50, come sono Termini, arrivati? Termini, Di Marco, Serra, Buccino, Mautone, tutti hanno fatto queste scelte. Quindi lei sta dicendo Di Marco e Serra, lasciamoli riposare in pace. Forse tutti questi amministratori hanno guardato amici e parenti, hanno guardato i fatti loro, no, sta dicendo questo? No. E allora per favore non diciamo cose diverse. La famiglia Serra è meglio che lasciamo stare. Non si fanno dall'89, le ho spiegato anche i motivi. Famiglia Serra è meglio che lasciamo stare. Che sono dei signori. Poi il concorso della Regione Campania come funziona? La Regione Campania raccoglie non le sue spese di personale, ma raccoglie la disponibilità delle spese di personale dei comuni che vogliono, che hanno le necessità di personale in particolare e che quindi demandano l'organizzazione del concorso alla Regione, che lo svolge. Questo è quello. Quindi se io ho spese di personale disponibile e voglio farmi fare il concorso della Regione, lo posso fare. Ciò non toglie che posso decidere di farlo io stesso, perché non è un obbligo farlo fare in Regione. Posso decidere di continuare con la logica della mobilità e quindi non c'è nessun problema rispetto alla partecipazione a questo concorso. Tutti possono partecipare, tutti quanti hanno pari dignità alla partecipazione. Quindi non ci sono problemi, no? Quindi quello che sta dicendo... facciamo un convegno, allora organizziamo qualcosa così diamo spiegazioni ai cittadini, maggiori delucidazioni. Però non andiamo a mettere nella testa delle gente cose che non sono vere, cortesemente. Ti rendi tu promotore di questa Grazie, cosa? Sindaco, passiamo al sesto punto del giorno.
richiesta dei consiglieri Abbate, Bottici e Caccamo alla sera all'assessore Rosa Lambasona, protocollo 7321 del 22 febbraio, mancata risposta alle richieste di implementazione servizio di refezione scolastica presso i gruppi primari. Faccio io il relatore, poi se vorranno dare una risposta i miei colleghi la danno. Faccio il relatore la domanda, poi se vorranno dare una risposta. Se okay. Vorranno, se vorranno. Importante che stiamo sempre nei tempi. Certamente. Okay. Prego, così. Sì, buonasera a tutti. Adesso sì, ora sì. È da quando facevo io un presidente, che 20 anni fa dopo. Chiediamo risorse all'assessore Rodali Passi. Assessore Rodali Passi, ti prego di mettere delle risorse a disposizione per il Consiglio Comunale. Allora, buonasera a tutti. La presente interrogazione si rivolge alle scuole. Al nostro approccio positivo all'istituto, al nostro rispetto verso di esso. Sappiamo che negli ultimi tempi vi è stata una richiesta da parte di genitori, anche personale scolastico, per l'implementazione di un servizio che ad Agropoli non copre la totalità degli istituti, che è quello del servizio di refezione scolastica, quello della mensa sostanzialmente, per poter far sì che sia maggiormente implementato il servizio di tempo pieno. È inutile che vi spieghi i benefici che questo comporterebbe. Abbiamo molti genitori impegnati e impiegati a tempo pieno che non, fortunatamente impiegati, quindi non possono accudire famiglia a 8 ore al giorno. Che significa? Dobbiamo, come comunità, gli dobbiamo venire incontro. E questa mia interrogazione vuole essere, come al solito, uno sprone affinché questa richiesta da parte del personale scolastico e dei genitori che stanno sottoscrivendo una petizione venga implementata. Quindi, no. Prego, assessore. Buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio i consiglieri Caccamo, Abbate e Botticchio per l'interrogazione in essere oggi. Partendo dalla domanda precisa fatta dai consiglieri, perché fino ad oggi non è stata data risposta concreta alle persone che hanno da tempo richiesto l'implementazione del servizio scolastico sul territorio comunale di Agropoli. La domanda fatta, una volta letta, mi ha dato un attimo di perplessità, devo dirlo. In quanto da circa 2 anni che faccio parte dell'assessorato pubblica istruzione non mi è giunta nessuna risposta formale né dagli enti preposti, quindi ufficio pubblica istruzione del comune di Agropoli, né dai dirigenti scolastici. Però, nonostante questo, ho pensato forse mi è sfuggito e i consiglieri che giustamente mi hanno interrogato ne sapranno più di me. Per cui mi sono subito data da fare. Ho fatto una richiesta ufficiale, certificata sia al funzionario preposto alla pubblica istruzione e sia ai dirigenti del primo e del secondo circolo, richiedendo un'eventuale richiesta che a me giustamente poteva essere sfuggita e se c'erano richieste fatte da genitori per questo tipo di problematica. Ho atteso la risposta, giustamente, la risposta è pervenuta. L'ho protocollata agli atti, in questo modo sia i consiglieri sia in segreteria tutti possono leggerle, oltre ad aver fatto una relazione scritta sulla questione dell'implementazione della refezione scolastica. E sia il primo circolo che il secondo circolo e anche l'ufficio preposto mi ha risposto che ad oggi non c'è nessuna richiesta formalizzata dell'eventuale implementazione del servizio scolastico. Per cui, la domanda al cui... No, un attimo che finisco di parlare, poi ascoltiamo tutti quelli... Giustamente c'era una domanda e io dovevo dare una risposta, quindi mi voglio giustamente accertare che non ci siano state richieste.
Premesso ciò che è d'obbligo, sapendo che probabilmente, sicuramente, tutti i consiglieri dell'amministrazione comunale conosce qualsiasi sia il servizio di refezione scolastica che nel nostro territorio per l'infanzia è già presente e, come tutti sanno, è già presente nel primo circolo di Agropoli, sede Moio, come scuola primaria. Tengo a precisare poche cose. Come tutti sanno, è un servizio a risposta individuale, a domanda individuale, scusatemi. Ciò significa che è necessario capire il fabbisogno concreto o presunto di coloro che ne vogliono utilizzare. Giustamente voi mi avete fatto una domanda ben precisa chiedendo perché io non abbia risposto a coloro che hanno necessità di questa cosa. Innanzitutto, per poter implementare un servizio è necessario capire il fabbisogno reale, i numeri, sapere quanta gente ha bisogno dell'implementazione del servizio scolastico. Questo perché? Perché essendo un servizio a domanda individuale, e tengo a precisare che non è obbligatorio da un punto di vista istituzionale, quindi non è obbligatorio, ma è soltanto un servizio che noi possiamo dare, eventualmente c'è una domanda individuale. È necessario sapere il fabbisogno reale. Perché? Perché è necessaria un'attenta programmazione e valutazione di tale eventuale necessità. Questo per poter sì che come amministrazione lo programmiamo e da un punto di vista contabile lo inseriamo all'interno di un bilancio, cosa che noi già facciamo per quanto riguarda sia le scuole dell'infanzia e oggi lo facciamo attualmente per quanto riguarda la scuola primaria di Moio. Oltre questo, sapete benissimo che oltre il fattore contabile della spesa, quindi di valutare anche la compartecipazione da parte dell'utente all'interno di questo servizio, oggi per esempio attualmente abbiamo fatto fare anche una relazione dalla dottoressa Spinelli su questo che ho allegato e protocollato, in cui quanto ci costa oggi il servizio come amministrazione comunale, quello attualmente presente, e che nella compartecipazione della spesa pubblica compartecipa il 30%. E quando eventualmente ci servirebbe nel caso in cui dovessimo implementare il servizio, ma questo è sempre legato al fabbisogno della popolazione. Quindi io vi chiedo, se voi avete giustamente avuto delle richieste che non sono pervenute legalizzate, ufficializzate, formalizzate, facciamole formalizzare, perché questa amministrazione è ben attenta alle esigenze del territorio. Come lei ha detto, consigliere Caccamo, tanti genitori lavorano, tante mamme lavorano, quindi anche noi ci farebbe tantissimo piacere implementare questo servizio anche negli altri pressi o circoli. Però è necessario per questo avere il reale numero di persone che necessitano di tale servizio. Per cui io vi invito, visto che non è fino adesso formalizzata nessuna domanda scritta, di far sì che se qualcuno vi ha dato giustamente richiesta di questa, di fare formalizzare la domanda presso gli uffici preposti, che siano o del primo circolo o del secondo circolo, che poi ci farà carico come ufficio di formazione, o direttamente all'ufficio formazione, all'ufficio della pubblica istruzione di questo comune, in base che da poter vedere il presunto fabbisogno e poter decidere come amministrazione comunale di implementare tale servizio. Vabbè, allora, per offrire un servizio, chiaramente, per capirne i numeri, dobbiamo dare la possibilità di fare domanda. Dovrebbe essere noi, istituzione comune. Io devo dire, devo essere libero di poter dire il mio pensiero, perché se non ho neanche completato... Un'idea, forte. Allora, noi dobbiamo prima offrire un servizio per capirne i numeri. Allora, con un bando pubblico, con un avviso, si può dare l'intenzione di voler attivare questo servizio nei tempi che vorrete indicare. Quindi da lì ricavarne i numeri. Ad ogni modo, quello che le richiede, la numero, la richiesta, e le posso confermare che è in atto, le posso dare anche i riferimenti se vuole,
della promotrice della petizione, che è la dottoressa Bottalico, che sta promuovendo questa raccolta firme, che consegnerà alla direttrice del primo circolo in tempi brevi, nel senso che non appena avrà raccolto un numero congruo di sottoscrizioni, chiaramente. Questo autonomamente, perché purtroppo i cittadini lasciati da soli poi a un certo punto si devono organizzare. Quindi questo è giusto per chiarimento delle modalità. Io stasera volevo raccogliere un'intenzione chiaramente politica, chiaramente l'intenzione deve essere anche finanziata nel bilancio di previsione. Lascio la parola ai colleghi. Prego. Tanto il tema. Io ringrazio la dottoressa Lambasone che è stata esaustiva nella risposta, giustamente, dice se voi non vi organizzate io non posso. Però resto in tema a scuola, dottoressa, c'è la scuola Cannetiello, dato che lei è attenta, mi faccio questo appello, mi scuso che magari mancano delle sedie, hanno richiesto da tanto tempo, e poi c'è la scuola Scudiero di San Marco che sono 8 mesi ancora i lavori. Non so, raccolgo parecchie lamentele, così glielo riportate al volo, forse non dovevo, le chiedo scusa che non era il momento, però dato che si parlava di scuole, diciamo, era riduttivo parlare solo delle mense, però la scuola Scudiero sono 7-8 mesi, dottoressa. Se vuole un po', perché sopra qua mi diceva l'altro giorno, dice siamo come accampati, non abbiamo, se vogliamo un po'. Se vuole io l'accompagno, sono disponibile, e vedere un po'. Non c'è bisogno, vero? Tieni ma la peste, vero? La peste, la consigliera Botticcia, la peste! Non c'è bisogno! La tua cattiveria non mi spaventa, lo sai? Le persone cattive mi sono sempre difesa. Quando lei non coglie... Immagina un sindaco, lei, un consigliere, gli dice lei, non c'è bisogno, lei non in coglie... diretta per televisione. Lei la dice tutta. Lei, consigliere, non coglie l'ironia. E ricordatevi nelle Hanno luce, sorriso tutti, lei non, coglie, lei non coglie l'ironia, consigliere Botticchi. Sappia bene che se le manca l'ironia le manca deve tanto. Deve contare fino a 10, lei non conta fino a 10. Io non conto fino a 10, io! Certo! Da quale pulpito? Ride, dietro da quale pulpito? Dietro quella risata c'è solo sconfitta. L'argomento si sta... Ieri avete cacciato un vice sindaco e vergognatevi! Consigliere Botticchio, ok? Settimo punto all'ordine del giorno. Scusa un attimo, ritornando sempre Abate. Sul tema... 30 secondi, consigliere Abate. E vi voglio bene però. Grazie. Grazie consigliere. Settimo punto all'ordine del giorno. Richiesta del consigliere Consolato Caccamo all'assessore Mutali Passi, protocollo 7323, mancata risposta nota rivolta all'Agropoli Cilento Servizi. Prego consigliere. Sì, non sapevo se l'assessore Mutali Passi fosse l'assessore competente o meno, è un prologo, perché ho scritto l'assessore responsabile sì. alle partecipate. Quindi. L'argomento è sempre lo stesso, le assunzioni, ma questa volta su un altro capitolo, perché c'è poco da sorridere o da ridere quando si parla poi della vita delle persone. Noi forse siamo tra i fortunati in questa assise dove possiamo tranquillamente avere un futuro, prospettarci una vita e una carriera. Dall'altra parte della barricata però vi sono tante persone che sono in attesa di una strada da poter percorrere, a cui le istituzioni, non solo il Comune di Agropoli, ma le istituzioni in generale, dal più piccolo dei comuni al più grande degli enti pubblici, deve dare risposta, perché deve dare l'esempio. E allora l'esempio ci è trascritto, ci è prescritto nella Costituzione italiana, dove dice che ai ruoli del pubblico impiego devono accedere tramite... concorso pubblico. Allora, prego sindaco, prego. Ha detto qualcosa? No. È una parola forse che istiga, no. Allora, concorso pubblico. Come abbiamo appreso, l'ultimo concorso per rintracciare l'ultimo concorso pubblico fatto a Agropoli, tutte le amministrazioni, viventi e non, dobbiamo tornare indietro nel tempo di 30 anni. Questo fa specie indipendentemente dalla giunta e dalla maggioranza che abbiamo di fronte. Perché un comune di 21.000 abitanti che ha in organico 60-70 dipendenti, di cui la metà, buona metà dei quali sono stati assunti negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, e pensare che questi non abbiano affrontato ad Agropoli un concorso pubblico è un dato di fatto, un dato che noi rileviamo. Poi avranno fatto il concorso
altrove e poi posti in mobilità. È chiaro che la posizione in mobilità in questo concorso, in questo comune, avviene tramite una delibera politica, una delibera di giunta, quindi una scelta politica. Questo è innegabile. Quello che poi viene da sé, ognuno lasciare diciamo il proprio intendere. Nello specifico, però, questa volta mi ero recato presso l'Agropoli Cilento Servizi, che è una branca, uno dei figli del comune di Agropoli, per capire cosa si fosse fatto lì. L'azienda speciale è un'azienda che, a cui è devoluto un fondo di dotazione, circa 2 milioni di euro, con cui espletare i servizi. Come li fai questi servizi? Chiaramente gli serve del personale, mi sembra scontato. Allora, la domanda che io rivolgevo al direttore generale, al presidente, con cui ho avuto anche un breve colloquio all'atto della sottoscrizione di questa richiesta, era votata a capire come fossero state espletate queste assunzioni, se vi fosse un regolamento per il reclutamento del personale. E poi ho chiesto una cosa molto semplice, che dovrebbe essere già pubblicata sul sito, e su questo rinnovo il mio appello al presidente, al direttore generale, di voler pubblicare tutti gli atti relativi alla società speciale, perché ce ne andammo da quell'incontro che la questione doveva essere di pochi giorni, in effetti sono passati già qualche mese. E allora nel 2019 non possiamo aspettare ulteriormente tempo, visto che poi è considerato che nella stessa richiesta ho visto che ci sono ho richiesto gli impegni di spesa, le spese che effettua l'azienda, e ci sono anche dei servizi informatici, dei servizi di rete. La pubblicazione allora è ancora più d'obbligo, perché noi paghiamo dei servizi che servono sono atti alla trasparenza della pubblica amministrazione, per rendere le procedure evidenti, fossero anche di mobilità, fossero anche di reclutamento interno, qualsiasi sia. Però noi dobbiamo dare trasparenza per far capire. Quindi, in questa richiesta avevo chiesto l'elenco completo di dipendenti con la mansione e la data di assunzione. Avevo chiesto l'elenco completo dell'impegno di spesa per l'anno 2018, per capire insomma come si muoveva l'azienda speciale, dove andavano a finire questi 2 milioni di euro, e per capirne appunto i fornitori e gli oggetti di affidamento. Grazie, prego Assessore. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io rispondo perché mi sembra che l'intervento che ha fatto l'ingegnere, il consigliere Caccomo, non sia, o perlomeno non dico per la maggior parte, attinente a quella che è l'istanza che è pervenuta all'amministrazione, perché nella sua istanza lei diceva se l'amministrazione ha conoscenza della sua nota protocollata in data 21 dicembre presso l'azienda e delle ragioni che hanno impedito la risposta e o l'inoltro della documentazione nelle modalità indicate. Questo era l'oggetto della domanda rivolta all'amministrazione. Ok. Quindi l'oggetto della sua domanda rivolta all'amministrazione era quella, diciamo, io le posso dire tranquillamente che fino a quella data non sapevamo, perché essendo l'azienda speciale, e sì è una branca dell'ente, ma comunque è un ente autonomo dotato di direttore, dotato di consiglio di amministrazione, quindi le devo confessare che fino a quella data non sapevamo di questa mancata risposta. Però poi ci siamo subito attivati e interpellato il direttore generale, il quale, se non sbaglio, con una immediata PEC ha completato anche alla sua persona, ha completato la fornitura di documenti che lei aveva chiesto in data 21 dicembre, il quale mi ha spiegato che già in quella medesima data in cui lei aveva presentato l'istanza le era stato già dato una prima risposta al suo primo interrogativo, ossia l'elenco dei dipendenti e delle relative mansioni. Per quanto riguarda invece l'elenco degli affidamenti in corso, di chi erano le aziende, siccome se parliamo di una quarantina di aziende, il direttore generale si è riservato del tempo per predisporlo, e soltanto che si è scusato anche nella PEC, per mera dimenticanza poi non è stata, diciamo, non ha avuto modo di poterla avvisare che l'elenco era pronto. Comunque, quindi penso e spero che lei poi sia stata soddisfatta, lei sia stato soddisfatto della risposta e della documentazione che le è pervenuta. Sì, allora Assessore, io ringrazio del suo impegno. Effettivamente, a seguito della mia richiesta all'amministrazione comunale, ho avuto una risposta da parte della propria licenza di servizi. Quindi ciò a dimostrare, darvi atto che alla mia interrogazione è seguita evidentemente un sollecito all'azienda che poi mi ha dato una risposta. Devo però smentirla nei fatti poi dell'azienda, perché io ho avuto
l'elenco degli impegni di spesa su cui questa sera non mi ci voglio soffermare, ma avrei tanto da dire. E la mia domanda rimane inevasa per quanto riguarda il primo punto, ovvero l'elenco, lo dico al Presidente e al Direttore Generale, per quanto riguarda l'elenco dei dipendenti con indicazione della mansione e la data di assunzione. Noi in quella sede ci siamo confrontati, abbiamo visto a video qualcosa, ci siamo confrontati anche in maniera decisa e seria, però poi queste carte non mi sono arrivate. L'elenco, scusami, consigliere. No, prego, non so se... Se posso, consigliere. Ci mancherebbe altro, direttore. No, allora, giusto per chiarire, forse chiarire. Tanto non c'è nessun tipo di problema, voglio dire. In quella sede, dopo diciamo, aver fatto pure visionare gli atti, mi ricordo che abbiamo guardato anche, voglio dire, sia il personale che le determine, lei, la richiesta relativa all'elenco del personale, noi diciamo, abbiamo fatto stampare subito un elenco da parte del personale di Acopri Servizi e gliel'abbiamo consegnato. Se poi voglio dire quell'elenco non lo ritiene esaustivo, okay, noi... non c'è la data di indicazione, noi ci dicemmo va bene questo per adesso, però mi dovete mandare l'elenco completo con... Vabbè, allora, se ci sta diciamo una disattenzione, perché io e il Presidente eravamo convinti che fosse stato già soddisfatto diciamo, nella richiesta. Allora, però è chiaro che questa interrogazione arriva a marzo in discussione, però Presidente, domani mattina mi faccio premura di chiamarla e di farle avere l'elenco senza problemi. Grazie. Ottavo punto all'ordine del giorno, richiesta del consigliere Maria Giovanna Dorenza al sindaco, protocollo 9819 del 12 marzo 2019, su lavori presso Parco Pubblico in via Taverne. Risponde, prego consigliere. Buonasera a tutti, io volevo precisare una cosa, che ho protocollato queste mie due domande in data 12 marzo. Io stamattina ho dato le dimissioni da consigliere comunale per accettare la nomina da assessore. Mi farebbe molto piacere comunque, se voi siete d'accordo, comunque rivolgere queste domande al sindaco, quantomeno perché si tratta di due progetti sociali che possono essere utili per la comunità. Quindi potrei cogliere l'occasione per far sapere alla cittadinanza, diciamo, cosa può essere. Va bene? Certo. No, se non siete d'accordo, io dire posso farle magari. Prego. Devo rispondere? Non ho fatto la domanda. No, voleva intervenire, quindi mi faccio. No, fai la domanda. Vabbè, ma con grande garbo il consigliere D'Arienzo ha chiesto, ma penso che può legittimamente fare la domanda, voglio dire. Consigliere, ho fatto una battuta, consigliere Botticchio, si calmi, questo è un direbbe la credo, questo è un question time, non è che la piglia questione di bota. Volevo intervenire io invece, non per offendere assolutamente, perché non mi permetterei mai di offendere la consigliera D'Arienzo, assessore da oggi, ma volevo intervenire proprio per precisare una cosa con la presidenza del Consiglio, in occasione di questa interrogazione, se me lo consentite. Voi c'hai incuriosito però, c'hai incuriosito dicendo così. Il consigliere mi piace, mi ha dato l'autorizzazione. Allora, consigliere D'Arienzo, la chiamo consigliere ancora proprio perché giustamente ha fatto l'interrogazione. Allora, io non è che gli consento di fare domande, io le consento di fare 100 domande, perché lei è una persona squisita e quindi ne può fare 100, soltanto però che non colgo e non riesco a cogliere ancora l'essenza del question time. Se il question time ha un'essenza, quella che io avevo immaginato quando stavamo, Presidente, senza offendere, quando stavamo per approvare il regolamento del question time, cioè quello praticamente di riempire dei vuoti
togliendoli a noi della minoranza che dovremmo interrogare la maggioranza per far ascoltare il popolo, con le interrogazioni della maggioranza, la quale maggioranza, detta del sindaco e del presidente del consiglio, ragionano fra di loro, ritrovano l'intesa e vanno avanti senza quindi alcun confronto con la minoranza, significa sottrarre soltanto tempo a noi della minoranza. Questo significa. Ovviamente non mi riferisco al consigliere D'Arienzo con l'interrogazione che sta per portare avanti, ma mi riferisco al metodo, al concetto del question time. Allora, il question time non serve per far capire alla gente ciò che la maggioranza fa e di conseguenza lo deve spiegare, ma serve per far capire alla gente ciò che la minoranza non ha colto nella maggioranza e la sollecita facendo delle interrogazioni. Quindi l'interrogazione del consigliere D'Arienzo come quella dell'altro pompiere qui, perché così lo chiama, non penso che si offenderà, allora, perché un ragazzo che voglio bene, è quella di riempire praticamente dei voti sottraendoli alla minoranza, allora, questo è il senso. Il senso lo dice lei, io applico il regolamento approvato con delibera numero 48 del 15 di settembre 2018. Scusa, prego consigliere, grazie. Il parco pubblico di Via Taverna costituisce una realtà molto importante per la nostra città e potrebbe rappresentare con degli idonei interventi di riqualificazione un polo di socializzazione, di aggregazione, promuovere la socialità e potrebbe anche chiaramente promuovere l'interazione e il benessere. La proposta attuativa da me presentata all'ingegnere Sica prevede la creazione all'interno del parco pubblico di Via Taverne di un giardino sensoriale, la realizzazione di un'area per laboratori per bambini e uno spazio destinato a piccolo orto urbano ed il miglioramento dell'area giochi per bambini normodotati e per bambini con bisogni speciali. Il giardino sensoriale è uno spazio relax ricco di vegetazione, di profumi, di forme e di colori e che oltre che essere piacevole ha anche di una elevata importanza terapeutica per persone affette da varie disabilità quali il morbo di Alzheimer, lo spettro autistico, la cecità, la demenza ed altre patologie. L'acqua non può mancare all'interno di questo parco. Poi io sto prospettando un attimo il progetto. L'acqua è un elemento che non può mancare nel nostro progetto perché riflette la luce, ha un suono chiaramente molto armonico e il suo movimento stimola il senso del dinamismo. Quindi in tal senso sarebbe auspicabile che vi fosse all'interno di questo parco un piccolo ruscello, una fontana con materiali semplici e naturali e uno stagno con delle piante galleggianti che potrebbe essere la casa per tanti animali acquatici. Questo progetto prevede anche un'area laboratoriale. Quest'area sarà dedicata alla realizzazione di laboratori per bambini con una copertura in legno ed è previsto un tavolo con delle sedute per almeno di 12 posti. E qui la domanda, perché i laboratori possono essere gestiti dal Comune di Agropoli attraverso l'impegno dei volontari del servizio civile, che potrebbero organizzare, in base chiaramente ad una programmazione predefinita, dei vari giochi per raggiungere appunto gli obiettivi delle tematiche che abbiamo detto di socializzazione, integrazione, riconoscimento della diversità, della spontaneità e della creatività. L'area giochi dovrebbe essere implementata da nuovi giochi e ovviamente prevedendo anche dei giochi per bambini diversamente abili. Quindi la mia domanda è la seguente rispetto a questo progetto. Quali sono i tempi per la realizzazione dei lavori e se ritiene realizzabile la campagna Adotta un'aiuola che potrebbe essere una campagna molto importante per garantire la cura degli spazi verdi. Queste sono le domande. Prego, sindaco. Allora, il progetto del consigliere D'Arienzo, lo potrà seguire direttamente ora da assessore, da
quest'altra parte. D'altra parte lei, spiegherò ora, ma poi ne prenderà lei coscienza, insomma, che certamente è un progetto molto affascinante. Io penso che possa essere realizzato però in step, nel senso che noi non potremo arrivare immediatamente alla completezza del suo progetto, ma ragionevolmente penso che per step successive, anche in due fasi, tra quest'anno e l'anno prossimo, possiamo raggiungere l'obiettivo finale. Possiamo avere una prima fase in cui sostanzialmente andremo a rendere più sicura l'area dei giochi, implementare l'aspetto dei giovani e preparare questo giardino che, olfattivo, che lei ha descritto bene. Mentre in una seconda fase potremo implementare ancora l'organizzazione della struttura con l'arrivo dell'acqua, che necessita però di lavori supplettivi che non sono immaginabili nel brevissimo, ma che possono essere fatti in un secondo step. Quindi penso che il progetto sia assolutamente valido, riteniamo insomma di doverlo fare. D'altra parte abbiamo pensato, sfruttando anche le idee del assessore Mutalipassi, che le ultime leggi finanziarie danno una serie di premialità, di possibilità alle aziende che fanno donazioni agli enti pubblici. Infatti noi vorremmo organizzare rispetto a questo, e colgo l'occasione insomma di annunciarlo, ma poi verrà organizzata bene una campagna in questo senso. Sostanzialmente cosa è possibile fare? La legge consente a una impresa, un'azienda, di comprare, nel nostro caso facciamo l'esempio pratico per farci capire, comprare un gioco da mettere nella villa comunale. Ebbene, questo gioco, una volta comprato, consentirà all'azienda, oltre ad averne un ritorno in termini di immagine, che comunque è sempre un fatto positivo, un grande risparmio in termini fiscali. Mi pare che potrà essere dedotta la spesa di fattura fino al 65%, quindi diventa praticamente soltanto il restante 35% la spesa reale per l'azienda che fa l'investimento, e il 65% può essere apportato in deduzione. Attendendo ora i decreti attuativi di questa normativa, ecco, la campagna potrebbe essere quindi facilitata. Quindi ho immaginato una cosa di questo tipo: il comune si organizza immediatamente per i lavori di sistemazione dell'area, facciamo partire il bando per la realizzazione di un nuovo parco giochi all'interno, grazie al finanziamento dei privati che hanno questo evidente elemento di risparmio. Diciamo, lavoreremo con la Gaulle Centro Servizio per l'organizzazione del giardino olfattivo. Questo, diciamo, è una cosa che si potrebbe fare immediatamente, abbiamo la certezza, insomma, quindi già per quest'estate noi potremmo raggiungere questo primo step di risultati, e poi organizzare quello, diciamo, un poco più complesso in un secondo momento. Naturalmente, perché poi il progetto sia funzionale al 100%, è necessaria anche una guardiania della struttura, perché giustamente noi ci siamo resi conto che, per quanto le giostrine siano lì a disposizione e il parco sia comunque chiuso, comunque c'è stato un problema serio che riguarda il vandalismo delle strutture stesse. Quindi un costo in più non da poco da dover sopportare sarebbe quello di organizzare una guardiania, quindi o comunque un controllo tramite telecamere, per poter consentire a questa struttura, una volta vista, diciamo, implementata, di essere in qualche modo difesa. Questo, anche questo, diciamo, comporta dei costi, però diciamo che dato che l'idea credo sia vincente per il benessere dei cittadini, ci organizzeremo per questo. Quindi lavoro del comune, implementazione con l'arricchimento delle donazioni da parte delle aziende e da parte della Cilento Servizi, il giardino, e una guardiania adeguata con la postazione anche di telecamere che credo siano necessarie per difendere. Sindaco, per la struttura. Ci siamo con il tempo. Grazie. Consigliere D'Arienzo. La domanda riguarda la spiaggia accessibile, quindi tenuto conto del successo riscontrato lo scorso anno per quanto riguarda questo progetto sperimentale della spiaggia accessibile adiacente il Lido Il Raggio Verde, località San Marco,
e che è un servizio che è stato veramente di notevole beneficio per le persone diversamente abili, per lo svolgimento delle attività ludico-ricreative realizzate dai nostri volontari della Croce Rossa Italiana, insomma, e tenuto conto inoltre che questo presidio ha visto la partecipazione di ben 25 utenti diversamente abili e dei loro nuclei familiari, nonché di 5 associazioni di minori sotto tutela e di ragazzi con bisogni speciali, e che tale iniziativa soprattutto è stata oggetto di una ottima promozione turistica da parte del comune, dei tour operator del nostro Cilento. Si chiede se per la prossima stagione estiva sia possibile potenziare questa spiaggia e individuare, se è possibile, un'area demaniale un po' più centrale, ovviamente questo al fine di facilitare la mobilità, insomma, delle persone, di accesso alle persone con diverse abilità, e quelle che abitano soprattutto, diciamo, al centro della città. Si chiede inoltre se l'amministrazione si rende promotrice di un'azione di monitoraggio delle strutture recettive accessibili, del numero dei posti letto riservati alle persone con bisogni speciali e soprattutto se è possibile sensibilizzare le strutture ricettive ad organizzarsi con, diciamo, una navetta per accompagnare queste persone presso questi lidi accessibili. In ultimo chiedo la possibilità di poter programmare l'intervento dei volontari del servizio civile presso le suddette spiagge per attività di socializzazione, di accompagnamento a favore di questi utenti. Grazie. Grazie. Consigliere D'Arienzo, accetterebbe una risposta da parte dell'assessore Benevento, delegato al settore? È talmente importante questa tematica che io accetto la risposta. Grazie, da tutti. Assessore, grazie. Prego. No, è una cosa importante. Stiamo parlando, prego, di persone diversamente abili, quindi no, non è andare d'accordo. Significa che la nostra città si arricchisce di un presidio molto importante, perché la legge 104 del 92 prevede che ogni città abbia una spiaggia con chiaramente l'accessibilità alle persone diversamente abili. È una forma di rispetto che noi dobbiamo a questi cittadini e anche ai turisti che vengono, che chiaramente sono in possesso di invalidità o di legge 104 del 92. Grazie. Prego, assessore Benevento. Ma buonasera a tutti, ringrazio il consigliere comunale, assessore ormai Vanna D'Arienzo, e non per fare polemiche, mi è dispiaciuto precedentemente non poter rispondere ad una domanda anche molto importante, Nino, perché era un argomento che andrebbe trattato con la dovuta serietà e con i dovuti modi, perché riguarda uno dei punti cruciali su cui questa amministrazione si batterà anche in futuro, ma penso che avremo modo di parlarne non solo personalmente, ma anche qui in Consiglio Comunale. Fatta questa dovuta precisazione, voglio rispondere alla consigliera Vanna D'Arienzo, perché innanzitutto la voglio ringraziare perché l'anno scorso con una sua intuizione ha reso possibile rendere spiagge accessibili a persone con problemi, cioè persone diversamente abili e a ragazzi con bisogni speciali. È stato un progetto adottato al Lido Raggio Verde che ha avuto un successo incredibile, consentendo ovviamente a persone che non hanno una capacità di accedere alle spiagge, di poter accedere in maniera fruibile e soprattutto di potersi divertire senza far riferimento ai loro bisogni particolari. Quindi un'iniziativa che merita, meritevole, e che merita che non solo di essere riproposta, ma è intenzione dell'amministrazione comunale, l'abbiamo concordato con il sindaco e anche con l'esecutivo, quella non solo di dimostrare ancora una volta la nostra sensibilità e quindi essere propensi alla riadozione e, se possibile, anche ampliamento di questo progetto, ma laddove è possibile che non ci siano barriere architettoniche che
possono fungere da ostacolo. Il nostro obiettivo è quello di chiedere a tutti i lidi privati di poter ampliare questo servizio in modo da garantire anche in altre zone della nostra città e non solo sul lungomare di San Marco, specificamente sul lido Raggio Verde, di poter far usufruire di uno spazio del genere. Per questo è per quanto riguarda la prima domanda. Per quanto riguarda la seconda domanda, invece, che riguardava l'ospitalità delle persone disabili, sensibilizzare le strutture a fornire ospiti e servizio di trasporto alle spiagge, cercheremo ovviamente di sensibilizzare tutte le attività alberghiere ed ex alberghiere a fornire una possibilità ancora in più, che aumenterà anche le capacità ricettive e di sviluppo della nostra agropoli, in modo che possano accompagnare queste persone sulle spiagge, sperando che ce ne siano più di una, che offriranno questo servizio. E infine ovviamente anche con l'ufficio che lei andrà a ricoprire da qui a pochissimi giorni, cercheremo di fare in modo che i ragazzi del servizio civile, quest'anno avremo un'ottantina di ragazzi circa che faranno parte del servizio civile e partiranno a breve, alcuni di questi possono essere demandati a questo progetto che fungerà ovviamente con una caratteristica di carattere sociale. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Va bene? Posso? Ok. Decimo punto all'ordine del giorno, richiesta dal consigliere Agostino Abate al sindaco, piano per lo sviluppo dei servizi turistici. Prego, consigliere Abate. Chiedo un'inversione di questa interrogazione con quella che viene dopo, perché siccome non vorrei far scadere il termine, risulterebbe molto importante che venisse a conoscenza della risposta all'altra interrogazione. D'altronde il sindaco era preparato. Abbiamo mezz'ora, consigliere, come vuole? Vuole fare prima... Facciamo prima questa. D'altronde il sindaco praticamente. Questa dei servizi turistici. No, cioè... no, intendo l'altra. Anticipare questa e fare quella dell'autovelo. Non ci sono problemi. Sì. Allora lei interviene sul mancato pagamento alla provincia dei proventi dell'autovelox. Sì. Okay. Sindaco, la domanda molto è molto, molto semplice. Perché fino ad oggi ancora non avete pagato quanto richiesto dalla provincia? Semplicissima domanda. È un ordine all'autovelox, cioè le somme che la provincia vanta in ordine all'autovelox installato. Ancora non abbiamo pagato, abbiamo pagato una parte naturalmente di quello che la provincia richiedeva, ci siamo presi un po' più di tempo per pagare il resto, perché come sa... fine anno abbiamo avuto un problema, come l'hanno avuto per l'altro tutti i comuni, sulla programmazione e sulla liquidità nell'anno 2019 per la riduzione di un dodicesimo della capacità nostra che noi avevamo di accesso al credito, e quindi questo ha dovuto verificare una riorganizzazione dei pagamenti, e rispetto a questo è stata messa un poco più in coda la provincia, perché naturalmente si sono privilegiati altri pagamenti che erano più di più necessaria urgenza per questo motivo. Comunque siamo stati in provincia, abbiamo detto che avremmo comunque mantenuto, sostanzialmente abbiamo saltato una rata in effetti nei pagamenti così come programmata dalla provincia, cioè quella diciamo di fine anno. E comunque abbiamo detto che entro il pagamento della rata successiva avremmo adempiuto anche a quella che abbiamo fatto in ritardo, quindi c'è stato un problema sostanzialmente di liquidità, alla fine si trattava sostanzialmente di aver saltato una rata, quella del 31-12. Sindaco, la mia curiosità, la mia domanda è rivolto sotto due aspetti, cioè in realtà voi sapevate e sapete benissimo che dovete dare questi debiti nei nostri confronti, teniamo questo debito nei confronti della provincia, lo sapevate, quindi quando avete incassato, questo è quello che non riesco a capire, quando avete incassato praticamente le multe dall'autovelox, avete incassato, da quanto mi è dato capire, una somma nettamente superiore al milione moltiplicato 2 che avanza la provincia, cioè avete incassato praticamente circa forse 5 milioni di euro, da cui poi dedotte tutte le spese, dedotto questo, dedotto quest'altro, è rimasto praticamente che il 50% che avreste dovuto dare alla provincia era rappresentato da una cifra superiore a 1.087.000, ma poi avrete trovato addirittura un accordo con la provincia che si accontentava di 1.087.000 euro.
Ma io dico, al momento che voi avevate questi soldi, perché non li avete erogati nei tempi e nei dovuti praticamente alla provincia direttamente? Questa è un'interlocuzione che io voglio cercare di portare avanti per capire una volta per sempre come ha funzionato praticamente questa autovetta. È molto semplice, in realtà la difficoltà che abbiamo avuto è stata di trovare un'intesa con la provincia, nel senso che l'autovelox era operativo, noi mandavamo i verbali e incassavamo i soldi, ma non avevamo concordato ancora con la provincia la quantità che dovessimo a loro dare, perché la legge non ha chiarito, ha detto che bisogna dare la metà del, sostanzialmente degli utili al proprietario della strada, ma non ha chiarito la quantificazione dei costi, quindi totale incasso, costi da sottrarre, rimangono gli utili metà per uno sostanzialmente, ma sulla quantificazione dei costi la legge non dava delle direttive precise. E c'è stata una lunga discussione con la provincia rispetto alla quantificazione dei costi. Ad esempio, il vigile urbano, che di fatto è pagato dal comune di Agropoli, ma lavora e segue l'attività dell'autovelox, quindi lavora sulla normale attività del comune di Agropoli, poi si dedica all'autovelox, le ore di lavoro dedicate all'autovelox, di fatto noi ritenevamo, come poi la provincia ha accettato, dovesse essere divise per due, perché dato che l'utile finale andava diviso per due, è evidente che quel costo dovesse essere ripartito, no? Perché altrimenti il costo era da imputare soltanto al comune di Agropoli e non alla provincia, ma dato che la provincia incassava la sua parte, doveva pagare anche la sua parte di costo. Allora, rispetto alla quantificazione di questa tipologia di costi abbiamo avuto una serie di discussioni. Altra discussione, per esempio, l'abbiamo avuto sul fatto che molto spesso il comune di Agropoli interviene per una questione di praticità, per una questione di risolvere le emergenze su strade provinciali. Anche lì io ho un intervento da fare, allora io ho detto benissimo, questa è l'occasione anche di metterci d'accordo sugli interventi che il comune fa per una questione, ripeto, di rapidità, per raggiungere immediatamente la sicurezza rispetto al mando stradale, e che magari erano di competenza della provincia. Allora, mettendo insieme questa serie di problematiche e non avendo sostanzialmente una linea direttrice chiara da seguire, ci sono state diverse discussioni. Intanto si accumulava sostanzialmente la cifra che noi dovevamo dare. Quindi, quando poi siamo arrivati alla definizione, se avessimo a quel punto deciso poi quel fare, abbiamo deciso di prendere quella cifra una volta stabilita e poi rateizzarla in quote successive sostanzialmente. E alla rateizzazione che abbiamo fatto, naturalmente abbiamo saltato, come ho detto, la rata del 3/12 che recupereremo nei prossimi giorni, in modo tale da non accavallarci alla rata ancora successiva, ma il pagamento non era stato avviato perché non avevamo la certezza di quando dovevamo pagare. Sì, ma la mia domanda era un'altra, sindaco. La mia domanda era: dove avete messo quei soldi che intanto avevate incassato? Cioè, la metà di quei soldi che voi avevate materialmente, potevate tenerli in attesa di fare tutte le guerre o le precisazioni possibili e immaginabili con la provincia? Quei soldini dove sono andati che non li avete avuti per potergli riversare? Forse non mi sono spiegato, o in questi anni che ho fatto l'assessore al bilancio non sono riuscito a spiegarmi bene, perché penso di aver ripetuto decine di volte in questa assise che ci sta una difficoltà da parte dell'ente a incassare i propri tributi. Quindi è evidente che se io avevo un incasso ridotto dell'IMU, ma avevo allo stesso tempo un incasso invece delle sanzioni del codice della strada, è evidente che io utilizzavo quella liquidità che avevo per sopperire alla mancanza dell'IMU, altrimenti mi si è trovato nella condizione assurda di dover fare dei pagamenti ed avere i soldi sul conto corrente. Avevo quindi soldi sul conto corrente fermi per pagare tra virgolette la provincia, e avevo dei pagamenti che dovevo fare, quindi avrei dovuto, come organizzarmi? Normalmente l'ufficio ha preso i soldi che aveva sul conto corrente e ha pagato i fornitori, per non far aspettare i fornitori, per non gravare l'ente di eventuali contestazioni, di eventuali richieste di interessi, di eventuali richieste di danni, e per questo motivo ho utilizzato quella liquidità per pagare e sopperire alla liquidità mancante rispetto alle entrate comunali.
Cioè, quello che lei ha fatto è quello che un buon padre di famiglia farebbe nell'amministrazione delle proprie entrate e delle proprie uscite. Però il dubbio che io avevo 6 anni fa, non ricordo bene, quando fu installato la prima volta l'autovelox, che lo stesso quindi fosse mirato solo ed esclusivamente a fare cassa, non mi svanisce così, addirittura si accentua. Perché giustamente lei diceva, beh, tenevo 3 milioni liquidi da poter usare, i contribuenti, questi cittadini di Agropoli non mi pagano giustamente, dico giustamente perché evidentemente non tengono i soldi per poterli pagare in modo così esoso, e allora io che cosa faccio? Mica mi tengo i soldi in banca, giustamente rispondo come padre di famiglia addirittura, non soltanto come assessore competente in materia. Quindi li investo, cioè mi vado praticamente a pagare quelle spese che non sono riuscito ad avere come entrate di ritorno da parte dei cittadini. Fin qua va tutto bene, ma allora sta autovelox è servito praticamente per sanare, perché questa è una parola esatta secondo me, per sanare le improvvisazioni e le improvvise mancanze di cassa del comune di Agropoli. Questo è servito là. Non aveva il nobile fine, sindaco, non ha mai avuto il nobile fine di reprimere le violazioni stradali, perché se avesse avuto questo fine vuol dire che il comune aveva trovato altri metodi per far sì che le entrate potessero praticamente soddisfare le uscite, indipendentemente dall'autovelox che stava lì per controllare e fermare i trasgressori e nello stesso tempo per dire alla provincia questa è la tua competenza. È questo che volevo sapere e mi sembra che oggi, questa sera, lei me l'abbia confermato. Mi viene da sorridere. Io ho soltanto da dirle che con i soldi dell'incasso dell'autovelox abbiamo pagato i servizi sociali, abbiamo pagato gli stipendi, abbiamo pagato i servizi per la città di Agropoli. Non risulta che sono entrate nelle casse degli amministratori, risulta che quelle entrate sono servite per dare servizi ai nostri cittadini. Questo significa che non li abbiamo utilizzati diversamente. Oh, sindaco. Poi quindi abbiamo ottenuto, secondo la mia lettura invece... sindaco, non ci sono mai... Secondo la mia lettura noi abbiamo raggiunto un doppio risultato. Cioè abbiamo implementato la liquidità del Comune di Agropoli e ci ha consigliato di dare servizi ai nostri cittadini e abbiamo allo stesso tempo fermato il problema degli incidenti che si svolgevano purtroppo su quella arteria così in passato luttuosa. Quindi abbiamo raggiunto 2 obiettivi. D'altra parte non mi pare che la Polizia di Stato, i Carabinieri, i Ministeri, quando fanno le sanzioni hanno problemi poi a reinvestire questo in servizi per i cittadini. Non mi pare che, se vogliamo metterla su questo punto di vista e fare un discorso di carattere generale, potrei dire allora che le sigarette non dovrebbero essere vendute da parte dello Stato perché fa male ai suoi cittadini, però pure se ne prende l'accise. Cioè, che ragionamenti sono? No, che ragionamenti sta facendo lei? No, è evidente che lei fa un ragionamento. È normale che le sanzioni vengono utilizzate così come la legge prevede, per esempio a migliorare le strade, a migliorare la segnaletica, a migliorare, a fare in modo che ci siano meno incidenti. Cioè i soldi che noi incassiamo dalle sanzioni vengono utilizzati in maniera virtuosa. No, le prendiamo da... Non l'ha mai documentato questo. Nei suoi assessori. In bilancio è chiaro. Non è chiaro per niente, assolutamente. Ma c'è la legge che lo dice. Assolutamente, perciò... In maniera chiara, anche qui mi dispiace di una mia cattiva esposizione, perché sono anni che io spiego come vengono investiti i proventi da codice della strada e la legge stabilisce, non il Comune di Agropoli, che una parte di questi proventi, gran parte, deve essere utilizzata per le migliorie delle strade. Delle strade, voi l'avete usato per altri scopi, sindaco. Questo è quello che l'avete usato per altri scopi, non per questo. Ed è falso, perché assolutamente è documentato e documentabile dagli atti di bilancio che ogni anno noi approviamo, che vengono valutati dal collegio dei revisori, che vengono valutati dalla Corte dei Conti e che dopo anni che ripetiamo la stessa operazione nessuno ha mai avuto a che dire rispetto alla come organizziamo il pagamento, l'utilizzo dei proventi del codice della strada. D'altra parte, dice la legge, è talmente chiaro. Sono letture diverse. Vabbè, io leggo così. I numeri non possono essere letti in maniera diversa. Lei legga come una sola lettura che i numeri deve fare, quello è il numero. Legga come c'è un numero di incasso, c'è un numero in cui viene dato su un capitolo, su un altro e su un altro, non possono essere letti in maniera diversa. Legga come e la legge prevede che questo incasso venga utilizzato anche una parte per
come la legge prevede, per la spesa corrente, una parte per la sicurezza stradale, una parte investito sul corpo dei vigili urbani, è chiaro. Vabbè, sono stati investiti in tutto altro modo, a mio modo di vedere. Poi, seconda cosa, sempre sull'argomento. Adesso abbiamo fatto un altro euro di spesa a tutto questo, perché stiamo giustamente, dobbiamo praticamente fare opposizione al decreto di precetto, vero? Quindi avete deliberato di fare opposizione all'atto di precetto. Avete deliberato di fare opposizione. E perché fate opposizione? Perché giustamente diventa esecutivo. Quindi per non farlo diventare esecutivo. D'altronde, certo Eugenio, un attimo, d'altronde nella delibera che io tengo in mano, con cui avete dato l'incarico praticamente, si legge in modo stereotipato, puerile e addirittura praticamente, diciamo, elementare, considerato che nell'interesse dell'amministrazione comunale è necessario costituirsi in giudizio in opposizione al precetto in argomento. Visto che giustamente riconoscete che è da pagare, visto che giustamente detto, beh, abbiamo saltato una data, quindi andiamo a pagare. Quindi l'opposizione all'atto di precetto va fatto perché è un rito che ci dobbiamo opporre, se no altrimenti diventa esecutivo per un'esecuzione. Quindi ulteriore spesa, al danno alla beffa. Prego, assessore. Allora, diciamo che questa è stata una procedura un po' atipica, perché non ha seguito la normale procedura di un procedimento di cognizione nell'atto di precetto, in quanto è stata fatta con una formula di ingiunzione nel precedente decreto ingiuntivo a cui il Comune di Agropoli si è ritualmente opposto, con causa incardinata presso il Tribunale di Vallo della Lucania. Se non che l'ordinanza che ha segnato il decreto ingiuntivo è un'ordinanza immediatamente esecutiva. Nel momento in cui il Comune di Agropoli, come ha già detto il Sindaco, ha saltato la rata del 31-12 anche ai fini interruttivi della prescrizione, la provincia di Salerno, ahi noi, ha ritenuto di dover procedere e porre in essere un atto di precetto. Ora, è vero che il sindaco e il sottoscritto siamo stati in provincia e abbiamo trovato un'intesa, però da parte nostra, siccome il precedente decreto ingiuntivo, nonostante l'udienza ancora non si è tenuta, è comunque provvisoriamente esecutivo, abbiamo ritenuto opportuno per bloccare perlomeno il pagamento, perché se domani mattina un funzionario della provincia esce pazzo, viene meno anche la proposta di rateizzazione precedente, quindi noi non ci troviamo più a riconoscere nei confronti della provincia i 200.000 euro che erano previsti nella rata di dicembre, ma dobbiamo pagare in un'unica soluzione tutto il 1.087.000 euro che era stato riconosciuto dal decreto ingiuntivo, per cui per evitare colpi di genio da parte di qualsiasi funzionario abbiamo ritenuto opportuno opporci. Come voleva si dimostrare, assessore, sì, l'abbiamo capito questo, è chiaro. Quindi adesso al danno alla beffa ci va a mettere pure le ulteriori spese per poter fare praticamente resistenza e non vedo il danno, però, non vedo il danno economico non c'è, perché non c'è il danno economico? Dove è il danno economico? Perché non lo paga l'avvocato, scusate. Comunque dovremo pagare. No, aspetta, però Nino, stiamo parlando, io sì, mi permetto di rispondere, sì, perché stiamo parlando di una delibera che, se l'andiamo a vedere, all'avvocato abbiamo riconosciuto 500 euro. Per la morte di Dio, chi l'ha mettito? Tutto l'avvocato è pure un mio carissimo amico e conoscente. Figurati se sto è il principio che sto contestando, Eugenio. È il principio. Non sto contestando 500 euro. Voglio fare una domanda con molto tranquillamente, senza. Il danno sarebbe stato più grave del blocco. Quale? No, aspetta. Quale danno? Quello nato e sorto per colpa dell'amministrazione che l'ha pagato. No, Nino, però nel momento. Quale? Facciamo rispondere all'assessore. Però quale? Posso rispondere? Sì. Il danno a cui molto probabilmente faceva riferimento Roberto era quello che ci poteva, siccome in provincia. L'abbiamo capito, Presidente, l'abbiamo capito. Aspetta, no, non è il pignoramento. In provincia si è anche ora. Vi è stata una situazione politica incerta, ci sono state le elezioni e quindi diciamo che questa problematica è stata seguita più sotto un aspetto tecnico che sotto un aspetto politico. Noi non ci dobbiamo nascondere, abbiamo anche avuto un po' da dire, perché nel momento in cui un ente con il quale abbiamo anche un rapporto di istituzionale non ci ha avvertito di niente, ci siamo trovati dall'oggi al domani per un pagamento soltanto rinviato di un mese e mezzo un atto di precetto. Tant'è che quando siamo andati a parlare con il presidente della provincia c'erano anche
anche consiglieri provinciali, vicepresidenti, loro non erano assolutamente a conoscenza che i funzionari avessero adottato questa procedura nei confronti del comune di Agropoli. Per cui solitamente, Nino, ora non parla più l'assessore ma parla l'avvocato, nel caso in cui ci sta un procedimento di ingiunzione o addirittura un atto esecutivo, è preferibile sempre inviare una lettera di messa in mora e di diffida. Questo lo si fa per le cifre abbastanza piccole, figuriamoci quando ci troviamo di fronte ad una somma di 1.087.000 euro. Purtroppo questa procedura non è stata adottata e irritualmente la provincia, qualche funzionario della provincia di Salerno ha ritenuto opportuno notificarci direttamente l'atto di precetto. Noi, per paura che la cosa si potesse ripetere, facendo ovviamente riferimento ad un avvocato, un bravo avvocato, abbiamo conferito questo incarico. E il danno quale poteva essere? Ora mi rifaccio a quello che diceva Roberto, che ci saremmo potuti trovare eventualmente nella posizione in cui avremmo dovuto riconoscere il pagamento del milione in un'unica soluzione. Quello poteva mi essere. Sembra di essere stato sempre d'accordo su questo, quindi come voleva si dimostrare ancora una volta. Quindi spiegando il danno alla beffa, ancorché di 500 euro, solo per cogliere il momento per farvi capire praticamente che ci appizziamo pure questi 500 euro, proprio perché giustamente non siamo stati nemmeno in una fase precedente. È chiaro che adesso ero io il primo a dire, vabbè, facendo opposizione, prima che ci venisse questa qualcosa, è naturale su questo. Quindi, mi diciamo, sembra ovvio, oggetto. Io ho pagato, diciamo, sono riuscito a spostare un pagamento, sono riuscito a fare una rateizzazione senza interessi, non è stato questo... Non è riconosciuto la capacità del bravo amministratore, ma si va a decidere di incidere sui 500 euro del pagamento. No, Presidente, non vogliamo arrivare alla parola perché poi ci rispondo. Mi dispiace. Allora, Sindaco, cerchiamo praticamente di cogliere l'obiettivo, pigliamoci le nostre responsabilità, non giuridiche, ma responsabilità meno morali. C'è l'autoverocus di Agropoli, praticamente è servito per fare cassa. Avete usato quei soldi per fare tutte altre cose, dopodiché vi siete trovati in difficoltà con la provincia, sei andato tu o chi precedentemente a te a discutere, avete fatto praticamente un accordo e non l'avete mantenuto. Punto. Questa è la lettura, non la verità. Questa è la sua lettura, io dico che in 5 anni nessun morto, io dico che i soldi dell'autoverocus vengono stanziati come legge prevede, non come dice lei in maniera errata, e non voglio dire altro, fuorviante, rispetto diversamente come lei dice, perché noi abbiamo speso i soldi così come la legge prevede, e la maggioranza dei soldi sono stati reinvestiti proprio in sicurezza. Quindi lasciamo perdere proprio questo argomento. Grazie. Io penso che abbiamo operato in maniera completa. Mi sono disposto a continuare con l'ultimo punto, consigliere Abate, ultimo punto, piano, no, mancano 9 minuti. Mancano 9 minuti. Alle 18, allora, mancano 9 minuti, decido io. Prego, consigliere Abate. Per cortesia in aula, per cortesia veramente, per cortesia. Piano per lo sviluppo dei servizi turistici, prego consigliere Abate. Allora, Sindaco, questa mia domanda nasce sempre da un impulso propositivo, sempre, fino a quando poi non arriviamo a un contrasto che non è più propositivo. La città di Agropoli, quindi con più di 20.000 abitanti, viene visitata e vissuta da tante persone. È conosciuta in tutta Italia ed è conosciuta addirittura in Europa. È una città turistica, è una città che ha necessità di migliorare questi servizi. Se questo quindi è l'oro nostro, noi dobbiamo dargli accortezza. Dobbiamo far sì praticamente che quest'oro effettivamente possa rimanere almeno tale e non peggiorare, possa migliorare e non peggiorare, come ho detto, proprio perché è la nostra ricchezza, è la nostra economia. Ecco quando le ho detto prima, il PUC non è edilizia urbanistica, ma è sviluppo del territorio, sviluppo dei settori vari, fra cui il turismo, e quindi ci deve rendere, deve far sì che il nostro popolo trovi da questo nostro territorio le risorse giuste per poter vivere, indipendentemente da quelle che potrebbero essere poi gli altri impieghi che hanno, perché ci stanno figli di questa terra che fanno attività libere, attività artigianali, attività commerciali, e devono quindi pigliare le risorse da questo nostro stesso territorio.
Quindi, nonostante tutti questi proclami, io rilevo, almeno io perlomeno, lo rilevo, poi non so se lo rileva anche lei, che c'è stata e ci sta ancora tutt'oggi, dopo tanti anni di vostra amministrazione, la mancanza di un piano di sviluppo del turismo. Per piano di sviluppo del turismo, però, non intendo assolutamente, Sindaco, quello che può venire, con tutto il rispetto che porto a lei, alla sua persona e alle sue capacità, che può venire dalla mente di un sindaco o dalla mente di un assessore, ma abbiamo bisogno di un piano. Dobbiamo sviluppare un turismo in modo coordinato, in modo programmatico, in modo che un giorno l'assessore alle finanze possa sapere: queste entrate arrivano per queste finalità, li dobbiamo investire per queste finalità, dobbiamo creare questo programma, questo piano di sviluppo. Se avete da dire qualche cosa, ditevela. Allora, quindi, di conseguenza, la mia domanda è proprio a questo: ma perché ancora fino ad oggi lei, come amministrazione attuale, e sindaco di prima, come amministrazione precedente, non avete preso questa decisione di fare seriamente, sviluppare un programma territoriale che possa dare ragione di questo nostro oro? Per esempio, tanto per illuminarle, aumentare la costa, vedere in che modo aumentare praticamente la linea di costa, come far sì che ci possano trovare preparati i turisti quando arrivano e coordinati dalla balneabilità delle coste in aumento delle stesse alla ricettività e di conseguenza a tutte le altre questioni che organizzano il settore. Quindi il mio è una domanda che serve proprio praticamente per capire qual è l'intenzione di questa amministrazione e vedere se è possibile fare, anche se con ritardo, qualcosa. Grazie consigliere, prego sindaco. La richiesta dell'ingegnere Abate merita, diciamo, una risposta molto ampia, quindi se volete posso anche restringerla in pochi minuti e dare solo dei segnali. Se volete riparlarne in maniera più ampia, perché penso che è un argomento che merita un'ampia trattazione, come volete. Io penso che sia giusto. Se lei non ha la concessione da parte del Presidente del Consiglio di continuare la discussione ad oltranza, che non la dia la risposta, perché se poi mi sento provocato nel dire ciò che lei ha fatto, quando io invece già nel romanzo ho detto, non è conseguenziale a ciò che una persona può fare, ma deve essere conseguenziale a un piano. Lei potrebbe dire se c'è o non c'è un piano del genere e se ha intenzione di farlo. Se poi invece intende elencare tutti quelli che sono stati i suoi interventi, è chiaro che saremo qua pure fino alle 12, mezzanotte, perché io sono disposto al confronto. No, dico, se vogliamo discuterne, non è meglio che lo rimandiamo in una riunione, che lo ricominciamo e facciamo meglio? Penso che sia... Bene, allora si concludono i lavori. Auguro una buona serata a tutti, al prossimo Question Time.